uscirà a giugno del 2017 il film Baywatch, ispirato all'omonima serie TV cult degli anni 90. Sono già stati rilasciati due trailer in italiano con Dwayne Johnson e Zac Efron, grandi protagonisti. Il marchio Baywatch è in crisi e Mitch Buchanan, interpretato da Dwayne Johnson, cerca di riportarlo agli antichi splendori, anche con l'aiuto del giovane Matt Brady, cioè Zac Efron. Fra salvataggi spettacolari, molta ironia e bellissime donne, tra cui Alexandra Daddario, sembra chiaro che il film diretto da Seth Gordon sarà diverso dalla serie che accompagnava i pomeriggi degli adolescenti degli anni 90, diverso a tal punto che in America è vietato ai minori di 17 anni. Il film ha ricevuto infatti rating R dalla MPAA, Motion Picture Association of America, per linguaggio, contenuto sessuale esplicito e nudità. Questo bollino rosso ha suscitato molto clamore dal momento che si tratta di un film chiaramente indirizzato ad un pubblico giovane. Dai trailer rilasciati sembra chiaro che l'ironia e la spettacolarizzazione sono le chiavi usate da Gordon, già regista di Come ammazzare il capo e vivere felici, per reinterpretare e svecchiare il tema della squadra di salvataggio in costume rosso e tavoletta. Il rating ha anche il pregio, come era prevedibile, di aumentare la curiosità intorno al film, e soprattutto le fan di Zac Efron si stanno già chiedendo se il divo di High School Musical sarà al centro di qualche contenuto sessuale esplicito, visto che già in Dirty Grandpa con Robert De Niro ha detto sì ad un nudo frontale. Per la gioia dei vecchi fan della serie, invece, confermiamo che sono previsti nel film cameo di David Hasselhoff e Pamela Anderson, i mitici Mitch e CJ Parker.